Ecco, abbiamo potuto vedere durante la trasmissione di Santoro diciamo, le due anime della nostra identità collettiva, quella di Gino Strada, un'anima nobile, un uomo eccezionale, un uomo che insieme a Saviano, Travaglio, Santoro, padre Zanotelli, padre Don Ciotti, Don Milani, Martin Luther King, sono degli esempi forti di democrazia, di dignità, di coerenza, che evidenziano il meglio della nostra identità, singola, individuale e collettiva, che ci fanno capire che si può essere migliori di quanto lo sia, di quanto siamo, e sicuramente si può essere meglio di quello che siamo diventati e di quello che ci hanno costretto ad essere. Dall'altra parte c'è la Russa, che rappresenta il peggio di noi stessi, l'identità individuale, competitiva, litigiosa, arrogante, prepotente, tracotante, che si impone sugli altri, che parla sugli altri, che parla a microfono aperto, che fa tutti i commenti che gli pare, violento, che interviene, strattona, spinge, insulta. Da un altro lato te c'hai questo esempio di identità collettiva e anche individuale basato sul fatto che chi urla di più e chi si contrappone sempre, immediatamente, frontalmente alla persona che argomenta cose diverse da lui e lui la pone sempre su un piano di avversario da contrastare e sempre contrastare duramente perché lui sa solo fare questo, non sa ragionare, sa solo poi portare tutto in rissa. Questo è l'esempio della parte migliore, peggiore di noi che da anni, ormai da quasi 20 anni, viene continuamente propagata e propagandata in mille salse, in mille modi diversi, dai media e in particolare dalla TV pubblica, oltre che ovviamente dalle TV di Berlusconi. I personaggi che vanno avanti sono questi, sono i vari Sgarbi, i vari La Russa, Gasparri, Bondi, Cicchitto, Capezzone, tutta questa gente fastidiosa, veramente fastidiosa dal punto di vista democratico, ma che comunque dimenticavo il più e il meglio, tutta la parte leghista che educa le persone a essere ostili nei confronti degli immigrati in generale, in particolare dei clandestini, che spinge a considerare il clandestino comunque una persona brutta, una persona cattiva, in quanto clandestino, mentre ci sono centinaia, migliaia di clandestini che sono persone oneste, basti pensare a tutte le badanti, a tutti quei lavoratori al nero, sfruttati, oppressi, umiliati da persone che non rispettano le proprie leggi e che pretenderebbero che le rispettassero poi gli altri, no? E anzi, pretendono che rispettino le loro leggi, che sono tutt'altro che le leggi di questo paese, come ha fatto quell'imprenditore albanese del nord, del profondo nord, che ha preso l'appalto dalla ditta Sandrini, una ditta di costruzione del profondo nord, ha assunto due marocchini e poi li ha licenziati senza neanche pagarli, come hanno fatto i caporali di Rosarno che hanno schiavizzato migliaia di africani. No? Quindi questa è una palese violazione della legge. Poi si pretende che loro rispettino le nostre leggi e noi siamo i primi a violarle, noi siamo i primi a dimostrare a loro che noi ci possiamo permettere di violarle, loro no. Quindi doppiamente, doppiamente oppressi. Per cui ecco, questa è la parte peggiore di noi che queste persone, questi personaggi come La Russa, Sgarbi e tutti gli altri che ho citato prima,
come giornalisti come Vespa, come Belpietro, come Fede. Tutta questa accozzaglia di gente ha educato e continua a educare per anni la parte peggiore di noi. Meno male che c'è Gino Strada, che c'è Saviano, che c'è Santoro, che c'è Fabio Fazio, che c'è Travaglio, che c'è Padre Zanotelli, che c'è Don Ciotti, e ci sono migliaia di altri preti che giorno per giorno non vanno a inchiappettarsi fanciulli, ma vanno in mezzo a chi soffre ad aiutarli a fare il loro dovere e a esprimere la loro coerenza al Vangelo, con la loro testimonianza diretta. Ci sono migliaia di persone laiche o religiose che sono delle persone stupende, che non ci fanno vedere e che noi non sappiamo, perché noi non dobbiamo vedere la parte migliore di noi, noi dobbiamo vedere la parte peggiore. E meno male che sono costretti in qualche modo a mandare Saviano per televisione, a far vedere Santoro che si è riconquistato con la legge il diritto di stare in televisione e nella TV pubblica. Meno male che ci sono queste persone a farci capire che non siamo dei cialtroni, non siamo degli egoisti, non siamo dei razzisti, ma possiamo essere molto migliori di quello che ci costringono ad essere. Grazie a tutti voi, grazie Gino Strada, grazie Emergency.